occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè io lo dicevo sempre ai miei studenti, prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno. Difficile scegliere le parole di fronte alle difficoltà del mercato del lavoro in Italia. Facile scatenare anche involontariamente polemiche. È successo dopo la frase che avete appena sentito del ministro Fornero. Ci aveva provato in inglese con la parola choosy, che sta per signori esigenti o appunto schizzinosi. Quando ha ripetuto lo stesso concetto in italiano, ecco le critiche. Era già successo in passato con la definizione di bamboccioni per chi sta troppo.